troppo avanti con gli anni per ottenere il certificato di abilitazione al rinnovo della patente e così un medico ha telefonicamente liquidato la richiesta di Margherita Hack di sottoporsi al controllo per il rinnovo della patente. Il servizio è di Claudio Valeri. Devo rinnovare la patente, mi scade a giugno, e ho scelto a caso un medico dalla lista di quelli abilitati a fare la visita per il rinnovo della patente. Io ho telefonato per prendere l'appuntamento, mi ha chiesto quanti anni avevo, io ho detto 89. Dice, ah, io non accetto persone con più di 85 anni. E allora io ho detto, è anticostituzionale. Nostra Signora delle Stelle, l'astrofisica che conosce la Via Lattea, sensi unici compresi come le sue tasche, rischia di rimanere a piedi. D'accordo, la sua grande passione è la bicicletta, ma a 90 anni mica può girare a Trieste, magari quando soffia la bora, spingendo sui pedali, o farsi prestare la bici da E.T. Troppo anziana, secondo il medico da lei interpellato per il rinnovo della patente per caso, il dottor Caraglio, che dopo l'immediato clamore suscitato dalla questione invoca la reintroduzione di una commissione volta ad accertare l'idoneità di guida degli ultraottantenni. Niente di personale, con la H che ammira, molti dubbi sui super veterani alla guida. C'è mia lui solo. Devo fare la prenotazione e la farò con la calma. Un altro medico, ci sono le strutture pubbliche, c'è problemi per questo. La patente di Margherita Hack scade a giugno e lei, la sua utilitaria, comoda per la spesa e i piccoli spostamenti, non la vuole proprio mollare.